La carriera architettonica di Pier Marini inizia sotto l'egida di Luigi Vanvitelli. Egli infatti arriva a Milano a seguito di Vanvitelli, chiamato dall'arciduca Ferdinando d'Austria, il nuovo governatore di Milano dall'inizio del Settecento, a dare un aspetto monumentale, un aspetto imperiale alla città. E quindi inizia con un restauro del palazzo ducale in piazza del Duomo, che come aiutante di Vanvitelli, ma poi Vanvitelli lascia campo libero ed è quello che noi chiamiamo adesso Palazzo Reale di Milano. Dopodiché inizia la costruzione della Teatro alla ricostruzione, scusatemi, del Teatro alla Scala. L'altro grande progetto di Pier Marini per Milano sarà la Villa Reale di Monza, che verrà costruita tra gli anni tra il 77 e l'80. Ma passiamo alla Scala, perché è il focus di questa nostra lezione, di questa mia lezione e del nostro lavoro su Pier Marini. Perché il Teatro alla Scala è un teatro assolutamente innovativo? Non è il primo teatro pubblico, a dir la verità, perché già Galli Bibiena, pochi anni prima, ha realizzato un teatro non di corte a Bologna, pochissimi anni prima, una decina di anni prima, negli anni 60, ma il teatro di Bibiena non ha le stesse caratteristiche funzionali di Pier Marini. È proprio il rapporto tra la funzione di questo teatro, possiamo dire anche pubblico barra borghese, della borghesia milanese di tipo imprenditoriale che sta nascendo all'interno della corte e della struttura pubblica austriaca, a necessitare di un nuovo approccio al teatro. Il teatro è una forma, rappresenta quella che era la corte, dove i borghesi ricchi, appunto questa aristocrazia dell'imprenditoria milanese, possa farsi vedere. E quindi esige tutta una serie di attività, di spazi, scusate, che possano corrispondere al farsi vedere, all'ingresso, eccetera, eccetera. Ecco quindi che nella planimetria cominciamo a vedere subito le differenze rispetto al teatro di Bologna. Intanto, beh, Bologna ha la condizione che è una città porticata, insomma, abbastanza diversa. Comunque, la prima cosa che notiamo è che c'è un avancorpo che sporge dal volume, che è lo spazio per l'arrivo delle carrozze, no? Questo spazio dove le carrozze possono stare al coperto e lasciare uscire la borghesia, gli spettatori che vanno a teatro. E poi abbiamo subito la prima novità, perché gli ingressi, vedete, sono due. E sono caratterizzati dall'affiancamento di una serie di locali. Ecco, questi locali sono chiaramente le biglietterie, sono il guardaroba, sono gli spazi dove la borghesia può depositare magari i mantelli oppure comunque acquistare un biglietto. Subito dopo l'entrata, quindi dei locali di servizio di necessità per l'ingresso. Poi c'è un ingresso decisamente più importante, centrale, che sarà stato ovviamente l'ingresso, vedete, senza affiancamento di locali, che sarà stato l'ingresso del re, dell'arciduca, eccetera, eccetera. Su questo ingresso si apre uno spazio che è il ridotto, è il luogo dove
chi siede in platea può trovarsi durante gli intervalli, è il luogo della chiacchiera. E di fianco a questo ridotto potete vedere che ci sono i camerini per il gioco delle carte. La stessa cosa si replica sopra, quindi anzi al posto dei locali di servizio c'è un grande locale di ritrovo dove possono essere servite le cene, che si affaccia con una terrazza sull'attuale Piazza Marino. Quindi la parte di ingresso del teatro è costituita da una serie di locali funzionali all'attività teatrale. Ecco, questo è molto interessante perché dobbiamo ricordare che stiamo in un periodo che è appunto quello dominato dal pensiero non solo neoclassico, alla Winckelmann, del ritorno allo stile classico, del ritorno alla bellezza, all'equilibrio, eccetera, eccetera, ma anche una riflessione sull'architettura e le sue funzioni e sul decoro e le sue funzioni espresse da Padre Lodoli. Padre Lodoli è un teorico veneziano e fin dagli anni 10 del Settecento si trasferì a Roma, dove poté svolgere i suoi studi in merito all'arte. Tra l'altro è importante anche per noi veronesi perché a un certo punto fu invitato ad insegnare teologia anche presso il convento di San Bernardino e si fermò a Verona, dove fu ospite di Scipione Maffei, quindi insomma un personaggio interessante anche per noi veronesi. Ecco, però il suo pensiero è estremamente interessante, venne raccolto da uno dei suoi allievi, un nobile veneziano che si chiama Memmo. In realtà appunto i libri di Memmo sono dedicati al pensiero lodoliano, che è concentrato proprio su l'importanza del valore funzionale dell'edificio, che deve trasparire immediatamente dalla sua forma, dalla sua rappresentazione. Cioè ci deve essere un collegamento, passatemi il termine, forma-funzione. So che a voi risuona molto di design, no? Questo e del pensiero del Bauhaus, però questo pensiero di fatto affonda le radici molto prima, nell'illuminismo, nella ricerca sul rapporto tra la tecnica e la forma e sulla riflessione sulla tecnica. Quindi Lodoli per primo mette l'accento sulla necessità di una corrispondenza tra la facciata e le funzioni interne, rifiutando completamente l'eccessivo ornamento di matrice chiaramente barocca. E, tanto per dire, è stato il primo a sottolineare che la bellezza di un oggetto scaturisce dalla sua perfetta funzionalità. È appunto quello che noi pensiamo sempre legato al Bauhaus, no? E che la funzionalità di tutte le sue componenti fanno sì che questo diventi il miglior oggetto possibile. Sostituite la parola architettura alla parola oggetto e vi rendete conto di quali siano le teorie lodoliane. Quindi il lavoro di Lodoli è, per certi versi, poi appunto della sua trasmissione tramite il Memmo, è fondamentale per capire l'opera di Pier Marini, perché appunto non solo lui realizzò questi spazi estremamente funzionali, ma ebbe anche modo di realizzare una serie di invenzioni tecniche all'interno del teatro importantissime. Beh, la forma ferro di cavallo, come vedete dalle immagini, è una forma abbastanza consolidata nella tradizione, viene da lontano
E comunque ha già trovato esempio nel Teatro di Bologna, 5 ordini di palchetti che vengono disposti a ferro di cavallo. Intanto i palchetti sono necessari, no? Al fatto che il teatro è con proprietà di coloro che lo finanziano, comprandosi un palchetto, quindi il finanziamento avviene in questo modo, ma il palchetto è appunto di proprietà poi della famiglia che lo terrà in eredità. Ma anche il palchetto, se vedete, è un elemento interessante dal punto di vista funzionale, perché ogni palchetto ha un retropalchetto, cioè dove la servitù poteva depositare le vettovaglie, dove ci si recava per mangiare, dove si depositavano tutti i vari ammenicoli che servivano per la sosta a teatro. Quindi capite bene che il palchetto ha intanto una funzione pratica, ma anche una funzione acustica, come tutto il teatro. Ecco l'altra grande novità del teatro di Piero Marini. È il fatto che concepisce il teatro, l'interno del Teatro alla Scala, come un'unica grande cassa acustica. Si rende conto della necessità del legno all'interno delle boiserie, del rivestimento del teatro, addirittura utilizzando delle bacchette che sostengono degli elementi mobili nella parte superiore della copertura. Questi elementi, no, scusatemi, non sono mobili, sono degli elementi sottili incannicciato. Ecco, questi elementi creano, insieme ai vuoti dei palchetti, delle vere e proprie casse di risonanza. È la cassa armonica di un violino, di un violoncello, di un contrabbasso. Quindi migliora straordinariamente la qualità del suono. È un'invenzione incredibile, è la modernità del teatro proprio, è la grande invenzione del teatro di Piero Marini. In secondo luogo, progetta un palcoscenico estremamente profondo con le macchine per il sollevamento delle scenografie, cioè tiene conto di una complessità scenotecnica e scenografica che non ha uguali, e il Teatro di Bologna non è così profondo. Il pensare anche in grande, mi verrebbe da dire, è perché si sta muovendo nel teatro musicale europeo qualcosa. Il teatro musicale ormai ha un secolo di vita, negli anni 60 del Settecento, e sempre più si vanno configurando vicende, storie diffuse, no, a livello europeo come scenografia e scenotecnica. Quindi capite, abbiamo parlato di servizi all'ingresso, spazi per la sosta, ma che è una sosta per farsi vedere, no, per colloquiare, il pari della corte di Versailles, no? Bisognava esserci, ma è così tutt'oggi, no? Bisogna essere, farsi vedere. Poi i servizi annessi ai camerini, la struttura interna che è una struttura acustica, il palcoscenico, sono tutte innovazioni che concepiscono il teatro come un vero e proprio organismo, non solo architettonico, ma soprattutto funzionale. Ecco, questa è la grande novità che Pier Marini introduce nella planimetria della scala. Nel podcast successivo parleremo di volumetria e di facciate.